Ciao. Se in questi giorni sono scomparso, cioè tra il 2 e l'8, non preoccupatevi, sono semplicemente venuto qui a Pennabilli, un paese fantastico dove fa inaspettatamente freddo nonostante siamo già a giugno. Infatti mi sono portato la camicetta di jeans, ma io non lo sapevo, in realtà è stata una casualità, meno male, perché solo con la maglietta a maniche corte sarei congelato. Beh, in realtà a mezzogiorno non fa tanto freddo, però nelle ore serali e preserali e anche nelle ore mattutine fa freschino, tipo ci sono 12 gradi, 16 gradi. Qui non c'è ricezione assolutamente, tipo che la Vodafone, la TIM un pochettino, ma la Vodafone prende proprio zero, non arrivano neanche messaggi, tipo che io invio un messaggio e il giorno dopo forse lo trasmette. E per riceverli stessa cosa, ci sono dei punti particolari in cui un po' di ricezione arriva, però non sono molti. E poi comunque siamo sempre in teatro, che stiamo montando il film live con regia Mattia Costa, e io sono lì come stagista e completo aiuto a mettere a far tutto, insomma. Adesso ho sistemato il proiettore, dopo oggi facciamo puntamenti luce, dopo i collegamenti e i ponti radio per il video, perché tutto quanto in live praticamente. C'è gli spettatori che vanno a vedere un film, però questo film viene girato nel momento stesso in cui loro lo stanno guardando, è tutto intorno a loro, e dopo si arriva al punto in cui loro interagiscono con i personaggi e interagiscono con la scenografia, quindi scoprono che tutto quanto è avvenuto intorno a loro e vivono questo film come fossimo nel futuro, quindi una cosa tipo tridimensionale, tipo iperrealistica, però si può fare anche ai giorni nostri in questo modo, e quindi mi piace un casino. Qui è un luogo in cui ho scoperto che c'è una croce gigante più o meno ovunque, è pieno di croci giganti, e io neanche a farla apposta mi sono portato la maglietta di Jesus Christ Superstar, che aveva fatto il musical, e quindi è perfetto. Ho fatto anche una foto in cui, cavolo, un ragnetto che mi scendeva dalla testa. No, un altro. O sono moscerini, non lo so. Comunque, ci sono questi giardinetti bellissimi che in un attimo di pausa ho scoperto. Sono fantastici. Oh già. Poi stiamo soggiornando in una villetta caratteristica, molto bella, tipo che ci sono tutti i pavimenti in cemento dipinti a mano, è una cosa stupenda, fantastica. In più all'interno è pieno di musica, è pieno di strumenti musicali, tutto ciò che riguarda la musica è molto etica, e addirittura ci sono le assi del letto, che anziché stare sulle doghe nel classico modo in cui come si costruiscono, stanno su con delle palline da tennis. Praticamente sono delle palline da tennis su ogni doga, su ogni asse, e quello è il letto. È fantastico, geniale. Altro mio compito è il backstage. Praticamente devo fare il backstage in 360 gradi di questo evento, e riempio praticamente sono 6 GoPro, per chi le conosce. Sono delle telecamerine piccole, però che sono super, fanno un sacco di cose, posso anche andare sott'acqua addirittura. Ci sono queste 6 GoPro messe a grappolo, tenute su da uno stativo, che riprendono tutto intorno, e dopo con un software puoi navigare tutto intorno, quindi vedi cosa c'è sopra, sotto, tipo Google, tipo le foto di Google Maps, che sono di Google Earth Maps, che sono tutte quante a 360. È una cosa fantastica, infatti questo qui è il mio compito, e dovrò farlo anche lungo il festival, quindi se qualcuno è stato a Pennavilli e ha visto questo festival degli artisti, artisti in piazza si chiama, se non sbaglio, sì, ci sono artisti di tutti i luoghi che fanno spettacoli in giro, tra cui noi in teatro insieme a qualcun altro, ecco, io sono quello lì che girava col grappolo.